Frattanto, a Madesimo, il senatore Micara, sottosegretario allo spettacolo, e il senatore Valsecchi, sottosegretario alle finanze, hanno inaugurato con il viaggio di battesimo la funivia di Grappera, ultima nata fra le attrezzature di una stazione invernale, che si incastona come un gioiello fra le Alpi Lombarde, ai piedi dello Spluga. Una località prediletta dai milanesi, tra i quali sorride felice il commendator Masserini, alla cui iniziativa Madesimo tanto deve, insieme ad essere sincere, la pubblicità che già nel 1898 Carducci fece a questa conca superba. Sulle orme del poeta oggi corrono in memori i turisti, cercando queste nevi che nemmeno il sole della primavera riuscirà a sciogliere e che sempre più invitanti si offrono al nostro sguardo con il salire della nuova funivia verso la meta che pare vicina all'azzurro limpidissimo di questo cielo. Poi, magari, il ritorno sarà un lungo volo sugli alati sci. Al Torre si chiude la giornata di festa. I 1500 metri mettono l'appetito e il ghiottone sarà soddisfatto anche qui. Del resto non fu ancora il Carducci a cantare da Madesimo 10 anni prima, nell'88, una bottiglia di vino della Valtellina vecchia di 40 anni? Giusto brindare anche a lui, il vecchio Vate, che sarebbe salito qui più spesso se avesse avuto un'utilitaria 3 ore da Milano e 5 ore dalla sua Bologna.